Salve a tutti voi, oggi inizieremo a parlare delle noci. La noce è un frutto degli alberi del genere Junglans, spesso riferito al Junglans regia. Le noci prendono parte a numerosi alimenti trasformati, in dolci, in pastine, creme e così via. Dalla noce si estrae anche sotto pressione l'olio di noce, un olio che è ricco di omega 3 e anche di omega 6. Che sono essenziali per la salute della parte cardiovascolare. Viene prodotto anche il vino di noci, ci sono vari tipi di nocino cosiddetto, che viene utilizzato spesso come digestivo. Le noci verdi raccolte nel mese di luglio vengono preparate per le confetture o intere come noci candite e queste vengono consumate in particolar modo in Romania, Armenia, Grecia, Turchia e così via. Estratto di mallo. Essendo il mallo un astringente, esso viene impiegato contro la diarrea e i dolori di stomaco in generale e viene preparato con il solo mallo, senza aromatizzanti, ma spesso insieme al gheriglio della noce verde. Le noci verdi raccolte nel mese di giugno vengono preparate per fare le noci in salamoia. La noce si conserva malamente, però tende spesso a irrancidire e dunque non bisogna farne elevata scorta. E le noci sono un frutto che entrano a far parte di un stile di vita sano. La composizione in grammi ogni 100 grammi di prodotto, la troviamo in questa tabella in grassi, carboidrati, proteine e così via, fibre, hanno un bassissimo contenuto di acqua. In vari studi di coorte il consumo di frutta a guscio è stato associato a tassi ridotti di malattia coronarica, a tassi ridotti di tumore, nonché a una mortalità più bassa per entrambe le cause. Le noci contengono notevoli quantità di grassi, ma di una categoria utile in particolar modo. Hanno degli acidi grassi insaturi in gran quantità, in particolar modo sono l'alimento con il più alto contenuto di acido alfa-linoleico, che è un acido grasso della serie omega 3. Viene definito essenziale perché l'organismo non è in grado di sintetizzarlo e quindi deve essere introdotto con l'alimentazione quotidiana. In questa tabella vediamo le varie quantità di acidi monoinsaturi, poliinsaturi e così via. Molti studi hanno correlato a un minor rischio di malattie cardiovascolari, come avevo accennato prima, compreso l'infarto e l'ictus, l'assunzione regolare di noci, si parla di 3 noci al giorno, grazie a diversi effetti positivi sia sul ritmo cardiaco, sia sui livelli di colesterolo e in generale su tutto l'organismo, e sembra abbia anche un ruolo importante nella prevenzione dell'aterosclerosi. Come tutti i cibi vegetali, le noci sono prive di colesterolo, ma presentano i fitosteroli. I fitosteroli contrastano il colesterolo ottimizzando il livello degli HDL e riducendo l'LDL, dunque ha un effetto positivo sulla gestione dell'ipercolesterolemia. La media dei fitosteroli è di circa 113 mg ogni 100 g di prodotto e le noci sono tra gli alimenti più ricchi di fitosteroli. Qui riportiamo i vari elettroliti perché hanno un buon rapporto di vari elettroliti. Rame, zinco, manganese. Le combinazioni di potassio, magnesio e calcio nell'alimentazione è stata associata con un ridotto rischio di ictus per un probabile effetto sinergico e la noce rappresenta uno di questi elementi chiave. La noce presenta anche una fitomelatonina, circa 350 nanogrammi ogni 100 g di prodotto, che aiuta la regolazione del sonno. Poi vi rimando a vari video che ho presentato su questo canale. Qui ritroviamo alcuni dei gruppi vitaminici più importanti, quasi la betaina, la vitamina A, vitamina B1 e così via. E l'altro capitolo importante delle noci è l'apporto di polifenoli, fino a 2500 mg ogni 100 g. Alcuni di questi polifenoli, come l'acido ellagico e l'urolitina in particolare, mostrano attività antiossidanti, antinfiammatoria, antitumorali,
e prebiotiche, suggerendo una serie di effetti benefici sulla salute umana. E vi sono molte ricerche che in realtà lo dimostrano. E dopo questa informazione, ricordando che i polifenoli hanno un'azione importante anche sulla inibizione della crescita tumorale, terminiamo anche questo video. Se il video vi è interessato, vi è piaciuto, mettete un like. Se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi e grazie per seguire questo canale.